Giornata di grande sport e grandi risultati e non solo quella di oggi. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo però dalla cronaca, soprattutto dal messaggio per la giornata della pace 2023 di Papa Francesco che il Vescovo di Pistoia ha consegnato alle autorità del territorio. La Chiesa celebra quest'anno la 56esima giornata della pace con il messaggio per il 2023 che arriva da Papa Francesco, consegnato questa mattina alle autorità del territorio dal Vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli, al Palazzo Vescovile. Non perdiamo la speranza, scrive Bergoglio, perché abbiamo fede in Dio, che è in Gesù Cristo, che ci ha aperto la via della pace. In questo giorno che San Paolo VI vuole dedicare alla preghiera e alla riflessione per la pace nel mondo, sentiamo ancora più forte, intollerabile, il contrasto della guerra che in Ucraina e in altre regioni semina morte e distruzione. Ma il messaggio fondamentalmente è che dobbiamo darci una mano tutti perché i problemi sono grossi e sono concatenati l'uno all'altro, come dice il Santo Padre, spesso uno è causa dell'altro e approfondisce l'altro, e per poter trovare una strada di soluzione l'unica possibilità che abbiamo è quello di metterci insieme con sincera volontà di collaborazione, di cooperazione, perché come appunto il Papa dice nessuno si salva da solo. Questa è una verità che ormai è palese, è evidente in questo nostro mondo. Nessuno veramente si salva da solo. Chi pensa di potersi salvare da solo è un illuso, è uno stupido poi alla fine. E quindi ecco, la volontà ci dovrebbe essere quella di metterci, rimboccarsi le maniche e cercare tutti insieme le soluzioni ai problemi che sono grossi e che se non si affrontano saranno sempre peggio. Andiamo sulla montagna, in particolare ad Abetone. Ieri sera c'è stato un consiglio comunale straordinario dove si sono riuniti anche i politici, i rappresentanti delle istituzioni, soprattutto i gestori degli impianti, i commercianti, perché manca la neve e la stagione è praticamente quasi, se non del tutto, da buttare. Sicuramente arriveranno misure straordinarie perché come Regione siamo fortemente impegnati a garantire che chi svolge un'attività economica, chi vive qui e lo fa con il piacere, il senso della propria comunità, ha bisogno in questo momento di sostegno. Queste le parole del Presidente della Regione Eugenio Giani a margine del Consiglio straordinario convocato all'Abetone per discutere delle ripercussioni economiche dell'assenza di neve in alta montagna e delle possibili soluzioni. Cercheremo di capire quello che può arrivare dallo Stato attraverso l'interessamento dei ministeri. Mercoledì vi è una riunione proprio presso il Ministero del Turismo a Roma. Ho parlato con il direttore della Protezione Civile Curcio. Possono essere più aspetti che vedono coinvolto il governo, ma sicuramente la regione c'è. Come governo siamo attenti a questa situazione, ci stiamo già impegnando e abbiamo già convocato un tavolo tecnico al Ministero del Turismo per mercoledì prossimo, quindi noi ci siamo, verifichiamo quali sono le cose e quello che possiamo fare. Quello che doveva essere un paesaggio imbiancato, oggi è pieno di nebbia, di piovigine. È veramente una situazione drammatica perché può capitare che manchi la neve, ma insieme alla neve, nebbia, pioggia, io credo che una situazione così veramente sia di uno straordinariamente negativo che nessuno poteva nemmeno aspettarselo. Purtroppo il meteo di questi ultimi anni ha fatto segnare una neve abbondante quando non si poteva sciare a causa del Covid, e quest'anno che invece c'è anche tanta voglia di tornare sulle piste delle nostre splendide montagne, montagne che sono state molto frequentate d'estate, purtroppo siamo in una situazione davvero emergenziale, non esito a definirla così. Sospendere i pagamenti dei tributi e delle tasse locali per tutti gli imprenditori e per tutti i professionisti che lavorano nel settore dello sci e della neve. Dobbiamo trovare dei ristori da parte del governo nazionale e della regione e sostenere le attività, perché il rischio è un cortocircuito che porta alla chiusura della stazione di Abetone, di Doganaccia, ma probabilmente anche delle altre stazioni dell'Appennino, pensa all'Amiata, pensa al Cimone, a Roccaraso. Quindi il governo nazionale deve intervenire, noi riteniamo che ci siano i presupposti per dichiarare lo stato di emergenza, come succede per la siccità.
Assemblea pubblica straordinaria, come avete visto, strapiena, con l'aula strapiena. Il nostro Lorenzo Gori ne ha parlato con gli impiantisti. Siamo in piena crisi, in piena emergenza. Sì, una stagione drammatica. Oltretutto si curano le festività natalizie, che per il nostro comprensorio, per l'economia che è legata al mondo della neve, rappresentano una fetta importante, oltre il 50% del fatturato. È la situazione descritta dagli imprenditori degli impianti dell'Abetone, che a causa dell'assenza di neve e delle temperature sopra le medie stagionali non sono ancora mai entrati in funzione. Prospettive che sono critiche, perché oggi le condizioni non sono ancora quelle idonee per poter sparare con i cannoni per produrre neve programmata, e nemmeno, insomma, per ora ci sono prospettive per la neve naturale, anche se le previsioni sono fatte per essere smentite. Purtroppo è venuto fuori questo scirocco, che poi nell'Appennino viene di frequente, ma non così aggressivo, e ci ha messo in vera difficoltà. E questo è uno stato di calamità veramente grande, che se non interviene, diciamo, le istituzioni, se non ci sono dei sussidi per tirare avanti, perché c'è tanto personale che è a casa, la cassa integrazione e gli impianti non ce l'hanno, ci sono tante cose che vanno messe sul piatto. Una perdita di fatturato praticamente totale per tutte le attività, sia impiantistiche che commerciali, che alberghiere, che di ristorazione. È necessario e indispensabile un intervento pubblico di sostegno alle aziende, ai dipendenti e a tutto il sistema che è legato al mondo del turismo bianco. A proposito di meteo, ma anche qui non si parla ancora di neve, una perturbazione di origine atlantica in transito fino a domani sulla Toscana porterà piogge diffuse, anche con temporali, venti forti e mareggiate. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha quindi aggiornato il codice giallo emesso ieri, che riguardava il solo nord-ovest della regione. Per rischio idrogeologico del reticolo minore, lo stato di vigilanza riguarderà tutto il territorio toscano fino alle 11 di domani. Cambiamo decisamente argomento. A conclusione delle festività natalizie si è tenuta la premiazione del concorso di presepi organizzato sulle sponde del lago di Santo Nuovo a Quarrata. Siamo qui al lago di Santo Nuovo in Arte per la premiazione dell'estemporanea che è stata realizzata in questo luogo l'8 dicembre, e siamo contentissimi perché ha avuto un successo strepitoso. Abbiamo avuto artisti professionisti, amatori, e quindi direi che meglio di così non poteva andare. Tante persone hanno partecipato alla premiazione del concorso dei presepi organizzato dall'associazione Santo Nuovo in Arte, che si è svolta sulle sponde del lago Quarratino. Mariella Fini ha vinto il premio della giuria tecnica, seguita da Leonardo Gori e Anna Maria Solla. Un'altra bellissima iniziativa qui al Lago del Santo Nuovo a Quarrata, organizzata dall'associazione e dalla Barbara Pratesi. Oggi siamo qui a premiare i presepi che sono stati costruiti da tutti i partecipanti a questo splendido concorso. È stato super partecipato, come tutte le iniziative organizzate quest'anno qui al Lago, e quindi ringrazio gli organizzatori, ringrazio tutti i partecipanti che con la loro creatività hanno arricchito, hanno dato vita e hanno dato allegria a tutte queste feste. Grazie. Nella classifica della giuria popolare, la classe seconda B della scuola De André si aggiudica il primo premio, Delia Galli il secondo, e subito dopo gli ospiti dell'RSA Le Lame di Agliana. Tanti anche i premi speciali: a Irene Gori il più creativo, quello elegante ad Azzurra Palandri, il più originale a Diego Sarti, il presepe più estroso a Sofia Niccoli, e quello per la simpatia a Emma Zingarello, il più inventivo a Michela Innocenti, il più artistico a Silvia Zerbo e Sara Batantuono, ed infine quello geniale a Gabriella Michelozzi, che ha realizzato un presepe addirittura sul cappello. Grazie Gabriella. Giornata sportiva molto molto interessante, che vi abbiamo tra l'altro
proposto quasi interamente, partendo dalla diretta della Pistoiese e poi la differita della Giorgio Tesi Group, ma non è ancora finita perché c'è ancora del basket con la Fabo Aerons fra poco. Ma andiamo per ordine, andiamo subito allo scontro al Pala Carrara fra due delle tre squadre che occupavano la prima posizione fino a poche ore fa, e cioè Giorgio Tesi Group e Forlì. A vincere sono stati i biancorossi. Una grande vittoria della Giorgio Tesi Group nella 16ª giornata di campionato, batte Forlì per 74-62 grazie alla concomitante sconfitta di 100 a Rimini. Rimane da sola in testa alla classifica. La bella notizia è che ribalta anche la differenza canestri, ricordando che a Forlì la squadra biancorossa aveva perso di 4 punti, una vittoria che non è mai stata in discussione, visto che ha toccato anche il più 22, un risultato assolutamente inaspettato, soprattutto nelle proporzioni, considerando l'assenza, come ormai sappiamo, di Angelo Del Chiaro, il roster quindi molto ridotto della formazione di Nicola Brienza. Però oggi è il caso veramente di dirlo, pochi ma buoni, una prestazione straordinaria di tutti i ragazzi in campo che si sono aiutati tra di loro. L'assenza naturalmente di Del Chiaro ha portato tutti a fare uno step in più, 22 punti per un immarcabile Varnado, conditi da 9 rimbalzi, 16 di Copeland, 12 di un ottimo Magro, 11 di Widel, addirittura con 14 rimbalzi. Widel che ha giocato l'ennesima grande partita. Una Forlì annichilita fin dall'inizio per intensità, con un pubblico, finalmente 2.400 persone sulle tribune del Pala Carrara, miglior incasso stagionale, e fortunatamente si sperava che veramente il pubblico oggi accorresse per tributare una standing ovation a questi ragazzi. 150 tifosi anche arrivati da Forlì, come dicevo Forlì non è mai stata in partita, quindi una grande vittoria della formazione biancorossa che rimane da sola in testa alla classifica. Sabato sera giocherà a Cividale, una formazione molto pericolosa perché in questo momento si trova al quinto posto della classifica, ma Pistoia veramente può sognare. La cosa più giusta da fare è fare complimenti agli avversari e tornare a casa incassando lo schiaffo e ripresentarci già giovedì prossimo in maniera diversa. Sono fortunato ad avere questi ragazzi, diciamo che il mio lavoro viene molto molto più semplice a dover guidare loro, per cui veramente bravissimi, gli faccio i complimenti, hanno dominato la partita per 40 minuti, abbiamo tolto praticamente tutto a Forlì e oggi non era assolutamente facile, tanto di cappello ai ragazzi. E a proposito di basket, vi ricordo soltanto due risultati della Serie B. Con due sconfitte, la Fabo Aerons Montecatini è stata battuta in Piemonte dallo Junior Casale 69-55, la Geva Montecatini è stata sconfitta a Pavia per 75-73. Bel successo, ci voleva dopo alcuni giorni tribolati per vicende non certo calcistiche. Bel successo della Pistoiese a Riccione, c'eravamo anche noi, c'era Giada Benesperi. Inizia con una vittoria il girone di ritorno per la Pistoiese. Gli arancioni battono a Riccione lo United Riccione per 4-1. Ottima prestazione dei ragazzi di mister Luigi Consonni, in vantaggio, in doppio vantaggio sul 2-0. Sono stati poi recuperati da Riccione sul gol su calcio di rigore, e poi però la Pistoiese, pur soffrendo, è stata brava a chiudere i giochi. Si parte con un minuto di raccoglimento per ricordare Gianluca Vialli, campione scomparso pochi giorni fa. Primo tempo con la Pistoiese che prende in mano il gioco e dopo 10 minuti trova il vantaggio con la rete di Barzotti. 1-0 per gli arancioni. Squadra che oggi è arrivata all'appuntamento decimata, dovendo rinunciare a due uomini importanti, quali Caponi e Macri. Ma passano solo 9 minuti e gli arancioni raddoppiano. Questa volta è il giovane attaccante di Biase, con un colpo di tacco, a punire il Riccione. 2-0. Al 25esimo episodio del match, calcio di rigore assegnato ai padroni di casa. Sul dischetto si presenta l'ex di turno Benedetti. La palla tocca la traversa e poi tocca terra. Dubbio, ma per l'arbitro è entrata. Si decide per l'assegnazione della rete. Riccione che quindi accorcia le distanze. Un Riccione che acquista anche fiducia e in diverse occasioni prova a far male alla Pistoiese. Pistoiese che viene salvata sul finale dei primi 45 minuti da Valentini.
si riprende poi a giocare il secondo tempo, stessi 11 per la Pistoiese, un cambio invece per il Riccione, dentro a Boccalè, fuori Bellini. La Pistoiese riprende a giocare con un atteggiamento offensivo, tant'è che al 57esimo Boccardi segna il 3-1, festeggiando con i tifosi arancioni che hanno seguito la squadra anche a Riccione. Al 70esimo il Riccione reclama per un altro penalty, non è della stessa opinione il direttore di gara. Primo cambio poi per la Pistoiese, entra Vassallo, esce Sighinolfi. Succede poco o niente da ora in avanti, la Pistoiese, anche se un po' con fatica, riesce a difendere il risultato. Ultimi assalti del Riccione, 4 minuti di recupero, ma a mettere poi il sigillo finale è ancora la Pistoiese con Boccardi. Si chiude così al Nicoletti, 4-1 per la Pistoiese, non poteva iniziare meglio il 2023. Fra pochissimo anche le interviste del dopogara, ora però andiamo allo stadio Bellucci di Agliana per il pirotecnico con un po' di polemiche anche 2-2 fra Aglianese e Real Forte Querceta. Pareggio emozionante per la 20ª giornata del campionato di Serie D, quello tra Aglianese e Real Forte Querceta, una partita veramente dai due volti, o meglio 60 minuti per gli ospiti, poi un finale arrembante dei padroni di casa che sono arrivati a pareggiare una partita che sembrava veramente ormai indirizzata verso la Versilia. Molto bene nel primo tempo la squadra di mister Simone Venturi, ex proprio dei nero-verde dell'Aglianese, tante occasioni per il Real Forte Querceta nel primo tempo fino alla rete al 28esimo del centravanti verde. Il primo tempo si chiude sempre con il Real Forte Querceta in avanti, l'Aglianese sembra non avere armi per contrastare gli ospiti che raddoppiano dopo 3 minuti del secondo tempo grazie a Rosati. A questo punto la partita sembra chiusa, invece negli ultimi 20 minuti una grande reazione d'orgoglio da parte degli uomini di Ciccio Baiano con un arbitraggio da rivedere dalla signora Bazzo da Bolzano. Arriva al 40esimo la rete di Leonardo Torrini che riapre veramente la partita, il finale è incandescente, poi al 45esimo la rete di Mirval che chiude definitivamente la partita, un Aglianese che riesce a non farsi superare in classifica dalla Real Forte Querceta, un Aglianese che alla fine ha meritato il pareggio. Abbiamo approcciato male la partita, ci siamo trovati sotto, poi nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, forzato la partita e ha dato dei buoni risultati, anche perché poi nel secondo tempo la squadra è scesa in campo col piglio giusto, ho chiesto alla squadra una risposta importante, sono stato accontentato al di là del risultato, poteva andare anche non bene, ma alla lunga con una reazione del genere sicuramente queste prestazioni poi ti portano punti. Beh, si porta tanto un punto che comunque fuori casa fa sempre comodo e porta tanto rammarico perché abbiamo dominato il largo e il lungo per 80 minuti, e abbiamo creato tantissime occasioni, abbiamo giocato con grande qualità su un campo che direi inaccettabile per una categoria importante come la Serie D, che è veramente un campo di patate. Nonostante questo, noi che siamo una squadra tecnica ci poteva penalizzare, invece l'abbiamo gestita bene su tutto il primo tempo creando un sacco di occasioni. Torniamo in Romagna, torniamo a Riccione per le interviste del dopogara. Abbiamo affrontato, secondo me, una squadra che ha cambiato tanto dopo il mercato e ha preso giocatori di qualità. Avevo avvisato i ragazzi che poteva essere una partita difficile, anche perché ho visto la partita col Forlì dove ha perso magari meritatamente, la vittoria col Carpi. I ragazzi hanno approcciato bene, siamo stati bravi ad andare sul 2-0, dopo sulla situazione del rigore del 2-1 ci siamo un po' innervositi e questo ha fatto sì che loro, con i giocatori di qualità ed esperienza che avevano in campo, ci hanno anche messo un po' in difficoltà. Poi penso che nel secondo tempo, poi anche a livello fisico, siamo usciti, abbiamo tenuto bene e abbiamo, penso, meritatamente vinto la partita. Da quando sono arrivato io ho cercato sempre di imporre la mentalità di provare sempre a far gol, però ovviamente con equilibrio, con intelligenza. I ragazzi hanno a volte anche sul 2-0 oggi andavano
5-6 giocatori sopra la palla e a volte prendiamo delle ripartenze che, ma questo è fatto per generosità, perché è una squadra giovane e hanno voglia di fare. Questo è sicuramente una cosa positiva, però poi quando cresceranno calcisticamente capiranno che ogni tanto bisogna anche guardarsi alle spalle e cercare di gestirsi. Momenti di difficoltà che si sono visti soprattutto nel finale del primo tempo e a tratti anche nel secondo tempo, dipendeva anche dal fatto che la Pistoiese oggi non aveva due importanti giocatori, Caponi e Macri, però in realtà gli 11 andati in campo non hanno fatto rimpiangere. No, abbiamo ovviamente, sono due giocatori importanti che sono mancati soprattutto anche a livello di esperienza, a livello di gestione, quello che dicevo prima, però penso che Dino Meic, che ha giocato nel ruolo di Caponi, ha fatto molto bene con caratteristiche diverse, anche Andreoli la prima da titolare ha fatto molto bene, anzi il secondo tempo è venuto anche fuori, Boccardi stesso oltre due gol ha dato una grossa mano e ripeto, è stata anche una vittoria secondo me dal punto di vista fisico, nel senso secondo tempo stavamo bene, avevamo anche la forza di ripartire e questo significa che nella sosta abbiamo lavorato bene. Continua la corsa alla capolista, lei non si ferma ma nemmeno la Pistoiese. No, noi dobbiamo andare dritti per la nostra strada, vincerle tutte sarà impossibile per noi, loro lo stanno facendo e se alla fine arriveremo con questa distanza o anche con meno punti di svantaggio, sicuramente dobbiamo fargli complimenti perché stanno facendo un campionato importante. Possiamo chiedere, mister, che nelle settimane si è parlato un po' a livello societario di qualche difficoltà, questo però non ha destabilizzato il gruppo, lo spogliatoio, come la sta vivendo? Guarda, è difficile per me parlare di queste cose, io penso solo al campo, penso solo a tenere i ragazzi concentrati, ma penso che come sapete è rientrato tutto, quindi da questo punto di vista siamo a posto e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Una Pistoiese che inizia bene il 2023, con questa vittoria altri 3 punti, secondo posto in classifica bloccato, una bella partita, una partita che la Pistoiese ha saputo portare fino in fondo, difendere il risultato fino alla fine. No, era una partita importantissima per noi perché abbiamo fatto comunque, penso, un gran percorso quando è arrivato il mister Consonni e abbiamo lavorato tanto anche durante la sosta di Natale, di Capodanno e ci meritavamo questa vittoria perché eravamo molto molto preparati. Un gruppo che ci crede a questo rincorso? È un gruppo che ci ha sempre creduto, all'inizio magari i risultati non arrivavano, eravamo un po' più demoralizzati, però con i risultati poi sono iniziati ad arrivare, la fiducia che abbiamo iniziato a prendere, penso che abbiamo fatto vedere sia, cioè, in queste partite che la squadra c'è e che può riuscire ancora a vincere il campionato. Soprattutto lo ha fatto vedere anche nei momenti un po' più di difficoltà che ci sono stati, magari in qualche momento di sofferenza, perché Riccione ovviamente dalla sua parte ci ha provato. Ma sicuramente Riccione è una grande squadra e comunque ha acquistato giocatori di categoria anche superiore come De Silvestro, che ho giocato insieme, e comunque sono tutti giocatori importanti, ma comunque abbiamo preparato molto bene con il mister, sapevamo come andarli a prendere tutto e penso che comunque in campo sia visto. Ci ha messo la firma per 2 volte, una doppietta con la maglia arancione. Come ti senti? No, sono molto contento anche perché era la prima rete, comunque per fortuna è arrivata anche la seconda, quindi è stata una doppia gioia, sia la vittoria che il gol, comunque sono molto felice. Sicuramente una vittoria che dà fiducia anche per guardare al prossimo impegno, quello con il Mezzolara in casa, non si può continuare a sbagliare ovviamente. No, pensiamo partita dopo partita, come il mister comunque ci prepara sempre, cioè ci fa tenere sempre con i piedi per terra, perché nonostante abbiamo fatto tanti risultati utili di fila, quindi siamo molto concentrati da partita dopo partita, quindi ora pensiamo a Mezzolara. Ci potrà essere un momento in cui questa Giana perde un po' qualche punto per la strada, la Pistoiese riuscirà insomma a raccogliere invece altri? La speranza è quella, però comunque noi dobbiamo pensare a noi stessi, a continuare a fare vittorie come stiamo facendo e poi vediamo da qui alla fine del campionato. C'è stata una pausa anche lunga, quindi in questi giorni mister Consonni cosa vi ha detto, come vi ha preparato poi la ripresa del campionato? No, ci siamo allenati tanto, comunque abbiamo fatto diversi doppi anche prima di Capodanno e abbiamo ripreso subito il 2 di lunedì, abbiamo fatto una settimana che fa dal lunedì alla domenica, diciamo oggi, quindi una settimana lunga e eravamo molto molto preparati, siamo allenati bene come al solito e comunque dai, è andata bene oggi. Mi hai festeggiato davanti ai tifosi, sono venuti anche oggi in tanti qua a Riccione. No, i tifosi sono fondamentali per noi, li ringraziamo per tutte le volte che ci sostengono e sono il 12° uomo in campo, dai. Solo il tempo di ricordarvi che ieri nel campionato di calcio a 5 Serie A la nuova Comauto Pistoia è stata battuta in casa purtroppo dal Futsal Pescara per 6-4. È tutto per questa sera, anzi per questa notte, quasi notte. Grazie per averci seguito.